Ciao a tutti ragazzi, sono Gimet e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, non ci troviamo sul Terraria normale. Siamo tornati indietro di 6 anni, al 16 maggio 2011, dove venne appunto rilasciata la primissima versione di Terraria. Esatto, ragazzi, questa è la 1.0, la prima versione rilasciata ufficialmente dagli sviluppatori. Se volete che continui questa serie, mi raccomando, fatemelo sapere con un bel like. Però, ragazzi, prima di iniziare, vorrei spendere due parole in merito a una cosa che ho fatto in passato. Come ben sapete, tempo fa iniziai altre due serie che sono sostanzialmente la Skyblock e Microworld. Dopo qualche video però ho bloccato queste serie. Questo perché era un periodo della mia vita incasinato e quindi il canale moriva se non bloccavo quelle due serie, perché i contenuti principali non potevano più essere pubblicati con costanza. Ora mi spiego meglio. Già facevo pochi video. In più, se ci mettevo altre cose in mezzo, per vedere un episodio di una qualche serie passavano anche più di 2 settimane. Questa era una cosa che non mi piaceva, che non mi potevo permettere, quindi ragazzi vi chiedo umilmente scusa, non dovevo iniziarle. Comunque ragazzi, ora siamo nel periodo estivo, ho decisamente più tempo, quindi mi sento che posso iniziare questa serie in modo sicuro. Ok ragazzi, ora focalizziamoci su questo Terraria. Come vedete, c'è sempre l'easter egg di muovere il sole e la luna, è una cosa bellissima comunque. E come vedete le nuvole sono diverse e sinceramente mi piacciono di più di quelle che abbiamo ora. Lo so, è una cosa molto strana. In questa versione ovviamente mancano gli style, quindi non possiamo insomma modificare il personaggio come vogliamo, ma comunque possiamo renderlo abbastanza simile. Facciamo così ragazzi, in onore di Duke useremo i vestiti dell'omino viola, quindi pantaloni blu e maglietta bianca. Ovviamente le braccia sono scoperte. Ok ragazzi, ci siamo, non vi immaginate la fatica per dosare bene i colori, mamma mia. Back create, e lo chiamiamo una fusione, dai, Duke Matt, invece di Duke Pool. Clicchiamo sul personaggio, ora creiamo un mondo, lo facciamo piccolo. Lo chiamiamo mondo figo, con l'H alla fine. Ok, perfetto ragazzi. Ci dovrei mettere anche poco perché, insomma, non c'era tantissima roba. Comunque, ecco, infatti, stiamo entrando. Ok, si sono già spaccati dei blocchi. No, un fungo, veramente. Si è spaccato un fungo. Non abbiamo la spada? Non abbiamo la spada, raga. Quindi, comunque, dobbiamo craftarcela. Quindi, cominciamo un po' a distruggere qualche albero. Gli alberi, il suolo, è tutto completamente identico. Solo che qua si vedono molto di più le sfumature del cielo. Oddio, uno slime. Non si dovrebbe. Ecco, non si vede la vita, ragazzi. È bellissimo. A me piace molto di più così, raga. Mi piace davvero tantissimo. Yes. Comunque, allontaniamoci un attimo. Così almeno possiamo craftarci. Oddio, guardate com'era la workbench. Non mi piace. Oh, no, no, no. Cavolo. Ok, devo per forza averla qui per poterla posizionare. Ok, fantastico. Fatemi abituare a questo Terraria perché è davvero strano da usare, raga. E però ha il suo fascino. Guardate come la Wooden Door. L'hanno cambiata poi. Ok. Non facciamoci uccidere dagli slime. Fantastico. Io mi crafterei anche un arco. Quindi prendiamoci questa pietra. Però probabilmente non mi basterà il legno. Vediamo un po' i crafting. Mamma mia. La maggior parte dei crafting a inizio gioco è rimasta completamente invariata. Meglio così. Meglio così. Ecco qui. Oddio, no. Perché questo? Non capisco. Ah, no, non ci sono le ammo. Oddio. Non ci sono le ammo. Va bene, nell'inventario allora. Yes. Ok, fantastico, raga. Fantastico. Siamo a cavallo. Ok. E pure lo slime che mi trolla. Vediamoci la workbench che non posso spaccare, è vero, con l'ascia. Si spacca all'inizio, vero? No, non posso rimuovere le workbench. Com'è questa cosa? Cosa? Perché? Ok, va bene. Spacco il blocco sotto direttamente. Comunque mi sta facendo il culo questo slime. Vediamoci un fungo. H non funziona. Fantastico. Di male in peggio. No, no, non capisco più niente. Sto continuando a buttare roba. Ecco, facciamo così. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. È stranissimo. Vi giuro che è una cosa stranissima. Allora, devo abituarmi perché è molto diverso. Solitamente il personaggio sale quando c'è solo un gradino, mentre in questa versione non può salire, rimane bloccato. Che palle. Mamma mia, che fastidio.
Comunque sia, ora ragazzi andiamo un po' all'esplorazione, taglio qualche altro albero per sicurezza, comunque, qua abbiamo subito una cava, abbiamo del ferro qui, eccolo, magari poi lo prendiamo, però io voglio esplorare, non mi interessa, già delle cave comunque attirano molto la mia attenzione perché voglio vedere anche il sottosuolo com'era fatto, se non sbaglio i mob erano molto diversi, craftiamoci le platform col tasto sinistro addirittura, non col tasto destro come siamo abituati. Fantastico, è proprio assurdo, è molto assurdo. Ecco qui, saliamo. Ok, fantastico. Però, raga, mi piace davvero tantissimo. La regen dov'è? La rigenerazione della vita dov'è? Oddio, raga, non abbiamo regen. Ma è una cosa stupidissima. Mamma mia, raga. Sto venendo bullizzato da degli slime. Oddio. Morite. Non dovrebbero avere comunque così tanta vita. Mo sono super forti. Mamma mia. Che cosa brutta. Oddio, mi stanno per uccidere. Meglio scappare. Non posso usare i funghi da qui, mamma mia, mi dimentico. Ah, che cosa fastidiosa non poter camminare senza bloccarsi. Guardate un po' come è il deserto. C'è anche della pietra, ma ovviamente nelle nostre versioni non c'è. Questi slime continuano a inseguirmi. E questa cosa dà molto fastidio. L'acqua piatta è qualcosa di fantastico. È bellissimo, raga. È bellissimo. Comunque, sta facendo notte. Io non ho ancora trovato una caverna. Ma non c'è niente. Non ho voglia di scavare io, raga. Non c'ho voglia. Vediamo un po'. No, altri slime, cavolo. Non voglio morire. Dura pochissimo il cooldown. E poi, raga, come avete visto. No, io. Non c'è il mana. Ma seriamente, io non l'ho visto. Ecco una grotta, raga. Cioè, io non me ne sono accorto che non c'era il mana. Ma. Sono confuso, raga. Si nota che sono confuso, vero? Comunque. Perché non posso piazzare le torce nel muro? No, non dirmelo. Che palle. Mamma mia, che fatica. Tre bombe, benissimo. Saliamo qua sopra comunque, perché questa pot voglio romperla. E continuiamo la nostra esplorazione. Speriamo che questa grotta, ecco, va verso il basso. Fantastico. Speriamo che non ci trolli. Una pozione, Lesser Healing Potion. Fantastico. Continuiamo verso il basso. Vediamo un po'. Comunque, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che questa versione ovviamente arriva solamente fino a Skeletron. Poi è stata introdotta nella 1.1, se non sbaglio, la hard mod. Comunque, continuiamo a scendere. Guardate che bello, raga. Si nota che proprio tutto è diverso. I blocchi non sono smussati. Non era stata ancora introdotta questa possibilità. Oddio, non mi sono fatto niente. Vediamo un po'. Non facciamoci ammazzare dagli slime. Cavolo, ho parlato. Ovviamente arrivano più cattivi che mai. Speriamo di trovare qualche cuore. Sempre se erano già disponibili. Non lo so, raga, non lo so. Comunque, non aggriamo troppi nemici. Vediamo anche di ucciderli quando arrivano. Quindi, ragazzi, io mi fermo un attimo e uccido questo slime. Abbiamo dello zaffiro qui, quindi magari. Cosa ha fatto quello slime? Ha usato i cheat. È passato sotto i blocchi. Cattivo slime, non si usano i cheat. Mamma mia. ovviamente, ragazzi, questa versione è piena di bug. Oddio, 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 oddio. Un bioma dei funghi, voglio assolutamente vederlo. Uso queste bombe. Questa versione è piena di bug, è stra piena di bug. Contate che, ragazzi, il giorno dopo, quindi il 17 maggio, è stata rilasciata un'altra versione che fixava dei bug importanti. Quindi, ragazzi, noi stiamo giocando anche con i bug. E l'ho fatto apposta questo, ragazzi. Voglio vedere come si evolve questa partita. Comunque sia, le bombe non servono un cazzo qui, ho capito. Sì, è chiaro ormai, è chiaro. Ok, ragazzi, mi butto giù. Sempre se non muoio. Perfetto, ok. Subito armati di spada. È quasi trasparente questo slime. Davvero figo. Comunque, come vedete, è generato in modo strano il mondo. È davvero molto molto primitivo ancora il gioco. Comunque, togliamo questo albero di funghi e scaviamo verso il basso. Se rimango a scavare questa pila di sabbia, non la finisco più. Quindi facciamo il giro. E ho appena scoperto che qua non c'è niente.
Che bel mondo, ragazzi, questo è un mondo fantastico. Torniamo indietro. No, ragazzi, non torniamo più indietro perché sono caduto nelle ragnatele e forse morirò. Forse, no, no, sono riuscito a salvarmi. Ok, voglio assolutamente scendere da qui. Non esistevano ancora le rope, quindi vabbè. Comunque, basta che mettiamo dei blocchi di sabbia, ragazzi, e vediamo quanto è alto il suolo. È molto alto, ok? È molto alto, ma lo sapete come ragiona la mia testa, e cioè che a qualsiasi altezza Gimet si deve buttare lo stesso. Non gliene frega proprio niente. E infatti non è morto. Comunque, a parte gli scherzi, esploriamo. Ecco un altro bioma dei funghi. Perfetto. Vediamo se non ci sono trappole, ragazzi, perché possono essere sempre imminenti. E non c'è nulla. Fantastico. Niente di niente. Comunque, ragazzi, cioè, già nel 2011 questo era un signor gioco, cioè si vede che è una figata, infatti ha fatto successo. Oddio, ragazzi, ragazzi, guardate questo scheletro com'è. È stranissimo, è figo, eh. Si vede che ha vestiti strappati. A me piace di più questo scheletro, ragazzi, la versione che abbiamo ora non mi piace. Comunque sia, mi serve luce, perché qua, oddio no, quello slime se arriva qua siamo fregati. Più gente, che non ne basta. Ok, fantastico. Scendiamo ancora verso il basso per riuscire a trovare qualche tesoro, speriamo. Di là c'è un cristallo cuore, fantastico, che si spacca col martello, se non erro, in queste versioni. Facciamo veloce prima che arriva qualche mob. È vero. Mamma mia, non ce la faccio più con questa cosa. Devo averla nella hotbar. Mi devo ricordare, ragazzi, perché è davvero stranissimo. Perché ho craftato un cazzo di. È davvero stranissimo usare questa versione, raga. È anche molto bello. Comunque, prendiamoci ciò che ci spetta. Un altro vicino, va benissimo. Di bene in meglio, possiamo dire. È il terzo. Ok, va bene. Si moltiplicano. Sì, si stanno accoppiando, secondo me. Comunque, scendiamo verso il basso e prendiamoci anche questo cuore. Ovviamente uppiamoci la vita, non so quanto è il massimo. Ok, io tra un po' sfascio il computer. Fantastico. Bella, raga. Il colore che ho dato alle braccia è davvero schifoso. Si vede che è una maglietta, però dai, ci accontentiamo. Se io cado qua, non posso più vedere nulla. Però, ragazzi, vi ricordo come ragiona Gimet. Ti butti e poi vedi. No. Questa non l'ho capita. Questa. Le torce rimangono accese in acqua. Questo è figo. Raga, gli slime non dovrebbero galleggiare. Vabbè, non fa nulla. Comunque, ben venga che abbiamo le torce anche sott'acqua. Ben venga. Dammi knockback. Dammi knockback, stupido. Sì, ho cercato di farmi dare un po' di knockback per salire su perché stavo affogando. Però capita, raga, capita. Comunque, ragazzi, esplorazione è andata benissimo perché abbiamo subito trovato. Comunque, ragazzi, esplorazione è andata più che bene perché abbiamo subito trovato dei cuori. Comunque, ora possiamo togliere questi girasoli che danno fastidio e farci una piccola casettina. Che ovviamente dobbiamo per forza fare. Guardate la luna com'è. È un disco bianco, sembrano le BVNC. È orribile. Questa, ragazzi, non mi piace. Comunque sia. Quanto sei veloce? No, non è così veloce, ragazzi. È poco poco più lento ora. No, cavolo, ne arrivano altri. Basta. Quanta vita ha questo coso? Minchia, 160. Che palle. Oddio. C'è ancora il cadavere del vecchio coso. Ah, qui sta scomparendo ora. Fantastico. Finiamoci questa casettina proprio piccolina piccolina. Anzi, dai, facciamola un po' più alta. Ho fatto una cagata assurda. Mamma mia. Ecco, forse la allarghiamo un po', dai. Ora craftiamoci anche la sedia. Mamma mia, raga. Non ce la faccio più.
È davvero stancante giocare così. È davvero stancante. Devo abituarmi il prima possibile. E poi ci mettiamo anche questo così a caso. Ditemi voi cosa scriverci. Comunque sia, ragazzi, possiamo terminare il video qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi se volete che io continui questa serie perché sembra davvero molto molto interessante. Sono curiosissimo di sapere come saranno anche i boss e comunque di vedere anche tutte le altre cose. Perfetto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un like e commentate. Da Gmet è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!